Io dirò ad Alba che non è una bambina malata, cioè che la sindrome di Down non è una malattia, ma è un modo di essere. E quindi Alba è come se fosse una persona con un arcobaleno di potenzialità con tanti colori diversi dai nostri. Lei è Alba. Io sono single e ho fatto una... Lui è Luca, il papà di Alba. Ha adottato Alba quando era piccolissima, dopo che molte famiglie avevano rinunciato, perché Alba è una bimba con la sindrome di Down. Famiglie che hanno detto di no ad Alba erano consapevoli della fatica e non erano pronte ad avere un figlio disabile. E quindi questo no, innanzitutto, e io dico sempre che un no non di 20 o di 7 o di 30, questo numero può variare, non lo conosciamo, ma è un no di una società che non è pronta all'accoglienza delle persone disabili. È una società che non riesce ancora a individuare quali sono i bisogni fondamentali delle persone disabili, che non sono solo la psicomotricità, la logopedia, le attività, ma anche l'inserimento lavorativo, il riconoscimento di una vera vita affettiva, la consapevolezza che una persona disabile ha diritto a vivere la sua sessualità. E questi sono tutti problemi che la società non conosce o non riconosce, perché molto spesso pensiamo che una persona disabile sia un bambolotto. L'incontro con Alba, lo confesso, è stato un po' spaventoso. Nel senso che io su Luca non ho mai avuto dubbi, però ho pensato che magari noi come famiglia non eravamo preparati. Non è diversa da un altro neonato, quindi non mi ha dovuto insegnare questo. Mi ha insegnato a guardare magari un disabile con occhi diversi. Io mi sentivo assolutamente non pronta. Luca ci ha nominato nel libro dicendo che ha questi cugini a cui lui è molto legato, che inizialmente erano spaventati dalla disabilità. Da quando è venuta Alba le cose sono cambiate, ma è veramente la paura di non saperti relazionare. Le famiglie sono veramente abbandonate. Io sto immaginando di intraprendere un nuovo progetto, che è l'apertura di un centro di accoglienza per famiglie con bambini con la sindrome di Down, dove i genitori possono scambiarsi delle conoscenze, dove ci può essere un ascolto psicologico. Tante mamme mi dicono che io sono fortunato perché adesso i loro figli sono la luce dei loro occhi e li amano immensamente, ma quando sono nati hanno fatto una grande fatica nell'accettarli ed è stato un grande dolore. Mentre mi dicono che io sono fortunato perché ho scelto Alba e per me è stato un dono. Quindi sono partito completamente avvantaggiato rispetto a loro. Quando Alba ti chiederà: papà, perché mi dicono che sono diversa? Tu come lo spiegherai? Io dirò ad Alba che non è una bambina malata, cioè che la sindrome di Down non è una malattia, ma è un modo di essere. E quindi Alba è come se fosse una persona con un arcobaleno di potenzialità con tanti colori diversi dai nostri. Dobbiamo aspirare che i nostri figli siano felici e non siano i primi. Allora io mi auguro che Alba sia felice, non mi interessa se sarà la prima. Per me è la prima.